non mi far parlare, ti prego. Io non ci ho capito niente, sinceramente. Cioè, non so se ci fa o c'è. Cioè, non ho, sinceramente, non ho capito niente. È rimasta male, è rimasta obiettivamente male. Dai, non è possibile. Un centesimo. Sono contenta. Cioè, io non ci credevo. Sono, cioè, è assurdo, è surreale questa intervista, devo essere sincera. Però lei dice, io neanche, insomma, voi dite che io dovevo andare sul podio, in realtà io non credevo. Volevo andare, no, che c'è andata a fare? Cioè? No, non ci volevo andare, ma non ci credevo. So, io rabbrividisco, dico solo questo. No, stiamo cercando, Jacopo, effettivamente di comprenderla. Vabbè, vado. Fatene un'altra di intervista, no. per capire, no, dici è bastata? Cioè, per capire cosa voleva dire, cioè, i sottotitoli... Allora, vabbè, lettera, ho capito, so. Elisa, non l'hai capita. Io non l'ho capita, sinceramente non l'ho capita. Vado da Luca che la conosce bene. Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace. Però sono lacrime di gioia, ve lo giuro. E sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita. Ma veramente? Sì. Perché innanzitutto rinnovo tutto quello che ho detto ieri. Anche se mi hanno detto che era fuori contesto, ma ieri ci ho tenuto a specificare che volevo dirlo ieri per non essere condizionata dalla gara, ma...